Allora, buonasera, come vi avevo preannunciato sul palinsesto, eccoci qui appunto a questa trasmissione, la mia parte radicale, con Silvana Bononcini, che ringraziamo e salutiamo. Silvana è in collegamento soltanto audio per motivi ovviamente di banda, in Italia purtroppo va così. Silvana la presentiamo ogni volta per eventuali nuovi, speriamo, nuovi ascoltatori. È una radicale storica, adesso la sua vicenda politica è legata a Libertiamo, che è, diciamo, il contenitore politico, se così possiamo dire, animato è da Benedetto Della Vedova, meglio, diciamo, in qualche modo ispirato da Benedetto Della Vedova. Allora, Silvana, le vicende politiche sono abbastanza, si susseguono in qualche modo con una certa rapidità, però nello stesso tempo sono anche stagnanti. In Italia, dopo appunto questa elezione, pare che insomma ci sia un po' di difficoltà, se così possiamo dire, con eufemismo, nel fare un governo. Intanto oggi c'è stato l'insediamento dei nuovi deputati, i nuovi gruppi, si è provato a fare l'elezione dei presidenti delle Camere, si è parlato di fumate nere perché non si è riuscito un po' con una, diciamo, un retaggio forse dal conclave, parlando di fumate. Ecco, tu come vedi la vicenda? Che prospettive pensi che si potrà, che si affacciano, insomma, all'Italia? Buonasera ai ascoltatori. Niente, è estremamente deprimente questo stallo che notiamo, ma mi ricorda un po' i comportamenti, quello almeno che sta avendo il Movimento dei 5 Stelle, quelli che aveva anche la Lega, è un pochino un déjà vu, quindi. Però hanno di peggio questi che hanno un metodo di non collaborazione che è strettamente e difficilmente catalogabile. Il loro motto è no a tutti, no a tutto se non a quello che noi proponiamo. E a me sinceramente non mi sembra una buona partenza perché comunque sia. Scusate, ma non è che sono proprio in forma eccezionale dal punto di vista bronchitico. C'è una situazione in cui questi che a me ricordano tanto i puffi, i quali dicono di no a qualsiasi soluzione se non sia quello che loro propongono, quello che loro sono. E io trovo molto stupido, per esempio, il rifiutare il titolo di onorevole e chiamarsi cittadino, perché è di una demagogia assolutamente insopportabile. Mi sentite ancora? Sì, ci sentiamo. Bene, no, vivo nell'incubo che cada la linea perché qui tiene Qui tiene poco. poco. Pronto? Pronto? Sì, vai, vai. Vabbè, allora, io dicevo questi puffi che non so se abbiano realizzato cosa sia o cosa stia a significare il governo del paese o se giochino ancora al rialzo per ottenere quello che non gli vogliono dare. E in questo io ho molte titubanze, non riesco sinceramente a capire quale sia il lavoro che intende fare Bersani, qual è il viaggio mentale che lui si stia facendo, e accetta di tutto, si lascia trattare in tutti i modi pur di arrivare o pur di schiodarli, però non si rende conto che questi si fagocitano lui. Dall'altro stasera sentivo anche di una proposta di un governo o di una del PD con Monti, e sentivo ulteriormente la proposta di una presidenza del Senato a Monti. Infatti anche questo ti volevo chiedere, sì. Sì,
Io, siccome ormai gli anni ti portano ad avere esperienza, se oltre a questo hai anche intelligenza e soprattutto tanta pazienza, ti siedi e li stai ad osservare perché altro non puoi fare perché non c'è modo di intervenire. I lavori, i giochi ormai sono tutti nel palazzo. Tu da osservatore puoi soltanto notare quali sono i comportamenti. Non mi piacciono quelli dei grillini, oltre a non piacermi Grillo e Casaleggio, che io ritengo due emeriti furbetti del quartierino che prima o poi si smaschereranno, e questi personaggi arrivano ad avere delle pretese che sono superiori a quelli che sono i loro risultati, dimenticando anche che la politica è soprattutto confronto e dimenticando che vabbè ci sono loro perché però sono altri 2/3 di paese più e nessuno li considera però una buona quantità di persone che non hanno votato, non ritenendo attraente le opzioni, inclusi i grillini, e quindi forse un po' di conti dovrebbero fare. Eh sì, vediamo un pochino se in qualche modo questo senso di, diciamo, di responsabilità istituzionale poi dopo prevarrà. Io ho il sospetto che loro interpretino il senso di responsabilità istituzionale cercando di andare a nuove elezioni, con le quali prevedono e sperano di prendere più voti e quindi di essere determinanti per... Ma questo adesso Non è poi... detto, non è detto però cioè è un rischio anche per loro, perché in questo momento, se la gente usa ancora quella pa parte di neuroni che si ritrova nel cervello, si renderanno anche conto che giocano con le istituzioni e con il paese e di quelli che sono le necessità del paese se ne occupano quel tanto. D'altronde dimostrano di essere, comunque loro dicano di essere diversi, mi pare che non lo siano tanto, perché per esempio Grillo prima pareva, lui ha presentato un non statuto, poi scopri che lo ha fatto, che lo ha registrato con il nipote e il suo commercialista. Quindi ci sono un'infinità di comportamenti che non mi convincono. Quello non è certamente un movimento di cittadini, ma è un movimento di persone che votano di pancia e non hanno modo di vedere. D'altronde, guarda, c'è la stessa cosa, ci fu la stessa cosa, se ricordate, all'epoca dell'elezione di Ilona Staller, la stessa dinamica, pur di dimostrare o di dare battaglia ad Andreotti, votarono lei, quindi il paese non è nuovo a queste dinamiche, lo stesso voto alla Lega dimostra, anche se con caratteristiche diverse, però dimostra un atteggiamento poco sottile nell'analisi della situazione, nell'analisi politica. Poi ognuno, io mi stupisco che non vedano o non capiscano le proposte alternative, non voglio mettere qui quelle della lista Monti, ma ci puoi mettere anche quella della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, che ha nel suo programma un'infinità di cose che mettono i grillini, quindi
tu probabilmente ti chiederai, come me lo chiedo io, come mai questi preferiscono un comico dissacratore e distruttore a persone che hanno dimostrato nei loro anni, nell'intera loro vita politica, di essere altro e capace di altro. Sì, infatti adesso ai radicali ci arrivavo. Prima però volevo chiederti, relativamente diciamo a un altro personaggio che insomma ha avuto una batosta, che insomma è Fini, perché mi sembra che non si ricordi a memoria, credo, non so se la Pivetti, comunque sia un ex presidente della Camera che non, alle elezioni successive non entra in Parlamento. Volevo chiederti, Futuro e Libertà, che fine fa? Che cosa succede? Resterà questo gruppo? E Libertiamo, Benedetto della Vedova, adesso come è inquadrato e che sviluppi avrà, per esempio, Libertiamo? Sia Fli che Libertiamo. Dunque, io non ho sentito Benedetto dopo le elezioni se non per una cosa che non c'entrava molto, quindi non ho chiesto. Io vado per quello che leggo, per quelli che sono i comunicati, per quello che riesco a parlare con i ragazzi. Io ho letto un documento di una cosa che è nata, che è Flee Live, che è un blog in cui ricominceranno a discutere e in cui si cominceranno a postare articoli relativi a Futuro e Libertà. In questo blog c'è la dichiarazione di Fini che la batosta è stata grande, ma si continua la battaglia. Quindi, e ho visto che anche Benedetto e altri hanno postato questa cosa, quindi presuppongo che comunque Benedetto rimanga legato a Fli, però dico presuppongo, anche perché i discorsi adesso sono tanti e molto variegati. Tra l'altro, tu mi hai postato un articolo stupido e cretino che è comparso sull'opinione, che dava per Benedetto migrante in tutte le case possibili, con atteggiamenti da trasformista che non gli sono propri. Quindi, che so che sono, che è assolutamente il tutto campato in aria, ma tant'è, questi pennivendoli scrivono di tutto e bisogna aspettare un po' perché le acque si calmino, direi. Sì, senti Silvano, il tempo sta volando e volevo adesso invece fare appello, diciamo, alla tua memoria, insomma, alla parte radicale. Non so se hai potuto seguire la virgola, abbiamo aperto con Mattia Darè che ci illustrava una, diciamo, iniziativa di militanza radicale intitolata Rilancio Radicale, insomma, che è abbastanza chiaro come titolo. E quindi insomma ci sta un certo fermento, una certa effervescenza all'interno del mondo radicale da un po' di tempo, e ovviamente dopo queste elezioni si è un po' acuita. Tu insomma questo tipo di fermento e anche questa iniziativa di rilancio radicale l'hai seguita, sei a conoscenza e come la vedi? Ho letto alcune cose, però io faccio riferimento a una cosa molto bella che ho visto oggi nel forum radicale inufficiale, ed è un post che ha fatto tale Luigi Castaldi, che io conosco e che è più noto come Malvino, in risposta alle critiche che gli ha fatto Pannella nella conversazione domenicale. E lì c'è tutto il mondo altro, passato. Io conosco Luigi Castaldi, è una persona raffinatissima nella sua scrittura e nelle sue analisi, anche se a volte per me è eccessivo, e come tutti gli ex radicali
da addosso a Pannella, però non riesce a distaccarsene. Questa volta direi che ha vinto lui, perché con l'ironia è riuscito a smontare le aggressioni verbali di Marco. E leggo queste cose e, come ti ho ben detto, non sono completamente d'accordo. Premesso che io le posso seguire fino a un certo punto, perché non sono più iscritta a Radicali Italiani, se ce la faccio economicamente parlando mi iscriverò al Transnazionale. Sono iscritta, è una cosa che, all'Associazione Radicale di Bologna Giorgiana Masi, e sono stata iscritta alla Coscioni, a Nessuno Tappicaino e altro. Quindi io in queste dinamiche mi portano tutte ai tempi andati, perché chiaramente se ne è discusso in modo ossessivo in ambito radicale, e mi è venuta sotto mano una cartolina, che mi ha regalato l'Adele, sarebbe Adele Faccio, dipingeva, ed è stata un po' la mia mammona in campo intellettuale e politico. E le sue analisi credo che siano valide anche oggi, e se Giovanna De Wettag mi sta ascoltando, le voglio dire che sono molto contenta che lei abbia messo nella presidenza d'onore dell'Associazione Parte in Causa Adele, e le devo anche dire di stare attenta anche a recidere un fiore, perché l'Adele ti richiamava all'ordine, quindi per dirti la sua particolarità. E un'altra figura a cui hanno intestato un'associazione è una persona di cui io sento molto la mancanza, perché oltre a essere una ottima intellettuale e un'ottima dirigente radicale, era una grande amica, e io e lei litigavamo molto, e le sue liti erano in proporzione alla considerazione che lei aveva di te. E le analisi ancora di Maria Teresa, a mio parere, possono essere valide. Io non credo che Marco sia suonato, non credo che sia superato. Penso che lui si sia incaponito in una battaglia estremamente difficile, estremamente nobile, e con argomenti. Marco ha un grossissimo difetto: quando parla, ti devi agganciare, pregare tutti i santi del paradiso perché riesca ad avere una sintesi efficace, e che non riesca a fare il giro di tutto l'orto prima di arrivare a prendere il frutto. È una dinamica forse dovuta al fatto che lui è poco presente in televisione, quindi quando ci va cerca di recuperare anche gli spazi che non gli sono stati concessi. Silvana, ti devo interrompere perché c'è una domanda dalla chat. Volevo fartela anche se siamo ormai fuori tempo, e quindi mi appello a dare te l'esempio affinché tu dia l'esempio di sintesi. E la domanda viene da Giancarlo Calciolari, che ti chiede: in caso di nuove elezioni, che cosa giocherebbe a favore e a sfavore dei grillini? A te, Silvana, in chiusura rapidissimamente. Beh, adesso secondo me è presto per dirlo, però se ci danno alcuni mesi di comportamenti a sfavore è una cosa molto. Io però volevo finire una cosa prima di rispondere a Giancarlo. Su una cosa Marco non ha torto, che lui è il 270
nelle valutazioni delle presenze televisive. Quindi io non sono convinta ci esista il caso Italia, ma un dato di fatto esiste. Detto questo, i grillini per me, perdonate il termine, si sputtaneranno da soli, per insipienza, per demagogia e perché non sanno cosa significhi fare politica. Sanno cosa significa. E io non ho simpatia per i NoTav o tutte queste persone che non vogliono le cose difficili o faticose nel loro giardino. Partecipare alla vita civile sta a significare avere diritti e avere doveri. Gente che vuole aprire il Parlamento come una scatola di tonno o di sardine deve stare attento a non finire in padella, a mio parere. E per me queste due, Grillo e Casaleggio, sono due persone che hanno innata la furbizia, sono due persone molto ricche che si ammantano di atteggiamenti francescani, ma che secondo me di francescano hanno poco. Quindi bisogna però dare un po' di tempo per vedere cosa riescono a fare. Ok Silvana, siamo in chiusura, io ti ringrazio di questa tua partecipazione e ti saluto, ci rivedremo ovviamente presto su Forza questo. Benedetto! Sempre sì, salutiamo anche Benedetto e salutiamo anche Stefano Russo che ci sta seguendo sulla chat. Grazie Ciao ancora, la linea. Stefano! Ciao Stefano, grazie ancora in linea alla regia.